Il mese di luglio vola, siamo già al 15, bentrovati da Mauro, almanacco oroscopo, oggi è San Bonaventura da Bagnoregio, compleanni, abbiamo Rosalinda Celentano, attrice e cantante, figlia ovviamente di Adriano, è nata nel 1968, nasce oggi 15 luglio nel 1982, una brava e bella attrice, Laura Chiatti. Andiamo incontro all'oroscopo, prima il proverbio, anche a chi sta in regola può cadere in testa una tegola. Ariete, fidatevi delle vostre possibilità di recupero e non datevi per vinti. Positivi cambiamenti coinvolgono anche la vita sentimentale. Venere promette gioia e intensità per il cuore. Controllate la salute per essere meno vulnerabili. Toro, preparatevi a modificare atteggiamenti che sono ormai superati e a vivere più consapevolmente i rapporti interpersonali. Buone intuizioni per la sfera sentimentale. Qualche discontinuità invece sarà registrabile nei ritmi di lavoro. Gemelli, bisogno di comunicare allargando i contatti umani. Ottima l'intesa con chi vi sta veramente a cuore. Novità promettenti per chi aspetta l'incontro giusto. Nel lavoro è consigliabile aggiornarsi prima di programmare. Cancro, la creatività delle vostre idee vi suggerisce le strategie più opportune per la realizzazione pratica. Nuovi incentivi per rendere sempre più dinamica la vostra giornata. Qualche piccolo segno di disagio potrà aversi in famiglia. Rimediate ad un'ingiustizia, sia pure involontaria. Leone, ottima prospettiva di riuscita negli studi e nei lavori di ricerca. Una situazione familiare delicata va gestita con prudenza. Non traete conclusioni affrettate. Non chiudetevi in rapporti troppo esclusivi ed allargate le comunicazioni. Vergine, risvolti inattesi nel campo delle associazioni e il vostro ruolo cambia, aprendovi prospettive molto interessanti. Vivete le emozioni se volete essere capiti fino in fondo. Qualche segno di insofferenza verso gli impegni di lavoro. Bilancia, sfera professionale favorita da una buona carica che vi spinge ad affrontare esperienze nuove. Momento positivo per un decollo. Cautelatevi in famiglia per non fare nascere equivoci spiacevoli. Atmosfera serena in amore. Scorpione, difendete un rapporto che vi sta a cuore. Emozioni da comunicare, nascondervi non servirebbe. Grande dinamismo nel lavoro che dovete incanalare però nella giusta direzione. Rinunciate agli atteggiamenti distruttivi. È il momento invece di costruire per il futuro. Sagittario, in campo amoroso sarà una giornata ricca di momenti rasserenanti e pieni di euforia. Lunedì intenso anche per i rapporti interpersonali. Non negate gli aiuti che gli amici vi chiedono, intraprendenza nel lavoro. Capricorno, lucidità intellettuale ed obiettività di giudizio da sfruttare non solamente nel lavoro, ma anche nei rapporti comunicativi. In famiglia apritevi ad un dialogo più profondo, offrendo nuovi stimoli agli scambi con chi divide con voi la realtà quotidiana. In amore, questa sera, dovete invece prendere voi l'iniziativa. Acquario, situazione molto positiva che vi permette di riguadagnare terreno in tutti i campi. Unite lucidità e determinazione nelle questioni pratiche. Nuova energia anche nel dialogo amoroso. Dimostrazione di stima da parte di un collega. Aumenta la fiducia nelle vostre possibilità. Pesci, grossa carica di energie da spendere. Approfittatene per osare di più, assaporando il gusto dell'imprevisto. Cercate di non raccogliere le provocazioni di un parente, meglio fare finta di niente. Un'amicizia di vecchia data si dimostra più che mai vitale.